L'autore del saggio, con un piede nella fossa, Stefano De Carolis, giornalista, l'Ordine dei giornalisti della Puglia, l'Arma dei Carabinieri, l'Associazione Grafologica Italiana, LB Edizioni, venerdì 13 luglio nella sede del Fortino Sant'Antonio a Bari, hanno proposto al pubblico l'evento dal titolo «La lotta alla criminalità nel Barese, una sfida lunga un secolo a difesa della legalità». Il tema dell'incontro si è basato sull'esistenza di numerosi documenti e fonti d'archivio, alcune inedite, da cui è possibile ricostruire un percorso sulla nascita e l'evoluzione in terra di Bari della cosiddetta malavita, efferrata organizzazione criminale di stampo camorristico che fu messa di spalle al muro la notte del 23 settembre 1890 e poi processata nel famoso maxi processo del 1891, la prima volta in assoluto in Italia e nel mondo che l'associazione di stampo camorristico veniva riconosciuta tale, tanto che l'unicità della circostanza giudiziaria fece arrivare nella città di Bari un altissimo numero di corrispondenti della stampa estera, merito comunque soprattutto dell'ottimo lavoro di investigazione dei carabinieri, polizia e magistratura. Dallo studio dei documenti storici emerge un racconto inedito e raccapricciante di una Bari che fra la seconda metà dell'Ottocento e i primi del Novecento fu teatro e succube per mano di un'organizzazione criminale giovane e spietata che attraverso furti, omicidi, estorsioni, violenze carnali e vari traffici illeciti minò seriamente lo sviluppo commerciale e sociale della città. L'autore dell'interessante e utilissima ricerca risponde al nome di Stefano De Carolis, giornalista e sottufficiale dei Carabinieri, che grazie al patrocinio dell'Arma dei Carabinieri ha potuto realizzare un libro a cui ha dato il titolo Con un piede nella fossa. Ho scoperto una miriade di ho scoperto studiandoci, perché poi tra l'altro con la mia curiosità mi ha portato anche a scavare e a farmi tante domande e ho avuto per fortuna delle risposte concrete e certificate, attestate. Allora voglio prima collegarmi a quello che mi diceva poc'anzi il sindaco, il vice sindaco di Bari, ed è quello, è un dato che mi ha colpito da subito, che credo che è in controtendenza a quello che oggi avviene nella malavita. Ne parlavo anche qualche giorno fa anche con l'editore, non ho ancora tirato fuori una percentuale precisa, però la percentuale è altissima, ed era il grado di scolarizzazione degli appartenenti alla malavita di Barese. Credo che quasi vicino al 90% i malavitosi baresi di quell'epoca erano acculturati. A lui va infatti ascritto il merito di aver posto al centro dell'attenzione con la sua opera non solo un momento storico giudiziario di malaffare, visto il periodo di riferimento delle ricerche, ma altresì la necessità di attenzionare ancora oggi modalità apparentemente imprenditoriali legittime che in realtà subdolamente nascondono il desiderio di agganciare risorse pubbliche e comunitarie. Su questo aspetto ci è sembrato utile indicare alcuni passi riportati in prefazione dal comandante della Legione Carabinieri Giovanni Cataldo, che scrive: «Oggi le forze di polizia, carabinieri, finanza sono chiamate a combattere una mafia che si presenta con connotati insidiosamente imprenditoriali, manifestandosi con un minore tasso di violenza, ma una più ficcante attitudine di penetrazione nella società, evidenziando una tendenza, una capacità sempre più sottile a infiltrarsi nelle amministrazioni pubbliche e nel contesto imprenditoriale. Oggi la delinquenza organizzata investe e interloquisce con ogni ambiente dove sono in gioco grossi interessi economici, anche perché può contare sulla disponibilità di ingenti somme di denaro accumulate con criteri che non sottostanno ai rigidi canoni del mercato del credito». Generale, a lei questa sera l'onere di comunicare per nome e per conto del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, che ha patrocinato l'opera, e quindi parlare di De Carolis. Il brigadiere De Carolis è un militare che ha saputo trasferire la capacità investigativa anche nella ricerca storico-letteraria, e che questa sua capacità gli ha dato la possibilità di scrivere un libro interessantissimo che fa riferimento appunto a episodi storici, grazie all'ausilio che ha avuto da parte dell'archivio storico qui di Bari, che ha consentito appunto di reperire documenti inediti e scrivere la storia di questo processo, delle attività di polizia che hanno portato a questo processo, che costituisce effettivamente un'anteprima nella storia criminale e nella storia penale italiana. Grazie tante.
Per l'occasione è stata allestita una mostra dossier con esposizione di abiti d'epoca e un reperto giudiziario di straordinaria importanza. Si tratta di un fazzoletto rinvenuto da Stefano De Carolis in una busta sigillata datata 24 luglio 1901, con su scritto un testo di una canzone di Malavita dedicata ad Amelia la Disgraziata. Testo scritto in carcere nel 1901 da Mauro Savino, uno dei capoclan più tenuti di Bari, fazzoletto questo, poi rivelato su un messaggio da portare all'esterno del carcere, in buona sostanza un pizzino dei giorni nostri. Dottoressa, lei è la direttrice dell'Archivio di Stato e si è occupata del famoso fazzoletto con su scritto la canzone di Amelia, La Disgraziata. Le sue impressioni sul libro di De Carolis e sull'evento di questa sera? Devo dire che il libro di De Carolis è un libro che si legge tutto d'un fiato. A me è piaciuto moltissimo, soprattutto per il fatto che è fondamentalmente, interamente si può dire, basato su documenti d'archivio. Il dottor De Carolis ha attinto a piene mani a quel granaio di fatti, come uno storico francese, Lucien Febvre, usava a definire gli archivi, questi granai di fatti. Bene, lui ha saputo attingere in questo granaio, che è l'Archivio di Stato di Bari, e ha individuato, fra gli altri, questo oggetto, questo reperto conservato nel fascicolo del Fondo Archivistico Corte d'Assise di Bari, per quanto riguarda un famoso processo che si svolse verso la fine dell'Ottocento, il processo Introna. Si tratta appunto di un reperto unico, di un pezzo unico, un originale assoluto che è stato studiato, di cui è stata appurata, grazie all'analisi grafologica fatta da esperti, l'assoluta autenticità. E rappresenta uno dei tanti pezzi preziosissimi che si possono rinvenire tra queste carte, tra le carte dei processi di corte d'assise, che costituiscono uno dei numerosi fondi giudiziari che si conservano nell'Archivio di Stato di Bari, che è un luogo della cultura dove è possibile rintracciare tutto ciò che ha a che fare con la memoria storica della nostra città. Colonnello, lei si è occupato della perizia grafologica forense riguardante il fazzoletto con su scritto la canzone di Amelia. Qual è il suo pensiero sul libro e si è trovato analogie con le dinamiche malavitose dei giorni nostri? Sì, assolutamente ci sono delle analogie. Se noi consideriamo che il pizzino oggi, ancora oggi, è tuttora usato per mandare messaggi tra malavitosi in codice, noi dobbiamo interpretare questo fazzoletto di stoffa, di fatto, che ha circa 100 anni, anzi di più di 100 anni, come un messaggio criptato da un malavitoso, peraltro mi dicono essere molto molto importante per quell'epoca, peraltro con una cultura notevole rapportata all'analfabetismo che esisteva in quel periodo, e pertanto il messaggio che voleva lanciare il Savino dalle carceri al suo popolo criminale è tutt'oggi ancora un po' criptato, perché di fatto noi abbiamo visto, dico noi perché siamo io e il mio collega Santorelli, abbiamo collaborato in questa avventura, la chiamo perché è stata veramente un'avventura, è stato un qualcosa di veramente esaltante. Non tutti i giorni ci ritroviamo ad avere uno scritto che abbia più di 100 anni e che riporti fedelmente poi la volontà di un malavitoso. Altra sorpresa della serata è stata la presenza, come ospite, di Nino Melito Petrosino, pronipote di Gio Petrosino, poliziotto e detective, ucciso a Palermo il 1909 dalla mano nera. A moderare la serata, Lino Patruno, già direttore della Gazzetta del Mezzogiorno e direttore Master Giornalismo Bari, tra gli ospiti il procuratore della Repubblica di Bari, procuratore antimafia di Bari e Foggia, dottor Giuseppe Volpe, autore della prefazione al libro di De Carolis, e dottor Giuseppe Santorelli, grafologo forense, ordinario Accademia Italiana di Scienze Forensi.